Vacca, chiediamo Allora, quali stracciati un pochino. promesse può rappresentare Tiziano Cerrato in questa sua trasferta negli Stati Uniti. Ecco, Beh, il ragazzo promette molto, sono tanti anni che studia. un rappresentante di Ostia che Sì. aspira alla grande scala del giro. Esatto. In Italia ci sono purtroppo pochi spazi per noi per lavorare come si deve lavorare. Ecco, non è una novità, presso questa vostra scuola hanno preso il via molti artisti anche di livello internazionale. Sì, ne abbiamo parecchi. Adesso abbiamo ancora un ragazzo che sta alla Scala come primo ballerino, Massimi Riccardo, che è nato dentro questa scuola. Poi ne abbiamo un altro che sta in accademia in Polonia, Olaf, anche lui esce da questa scuola, e tantissime altre persone, insomma, un po' livelli un po' più bassi, però a livello professionale ottimi. Claudio Vacca ha un trascorso artistico importante, vogliamo citare alcune delle trasmissioni e delle occasioni alle quali ha partecipato in passato. Beh, diciamo, sono tante, consideri che il mio primo lavoro da professionista nel lontano 1967 con Mina e Giorgio Gaber, fatto assistente Enzo Paroturchi, Gino Landi, diciamo che ho fatto un po' tutto, ho lavorato con Celentano, con la Carrà a 5 anni, con le Goggi, Eder Parisi, il top del momento dell'epoca, insomma.